il fare, l'aver fatto l'attore è stato tutto sommato nella tua vita un bene o un male? Abbiamo parlato adesso di me e te, cioè come siamo trattati, dobbiamo dire così. Forse è stato un male, forse un bene. Ma ti ha dato più dolori o più soddisfazioni? Forse per me, me stesso è stata soddisfazione, però per, dovendo combattere con sta gente, giornalisti eccetera, è stato un male. Ma perché sai, per esempio, se questo fatto, tutti quanti fanno dei grandi lamenti generosi e nobili sul fatto che io prendo gli attori dalla strada e poi poverini li abbandono, hai capito? Tutti mi fanno questa critica, tu cosa ne dici di questa critica? Ma io penso di no, no, posso dirlo, perché non ha mai abbandonato me, né a Sergio, né altri. Sì, no, beh, non ho abbandonato come amicizia, ma li ho abbandonato un po', diciamo così, come... No, io penso che un personaggio possa servire per un film e poi si è anche per secondo, se non è, non è che sia abbandonato, è che non serve per quell'altro film che uno fa in appresso. Sì, ma allora, quante volte mi hai abbandonato a me? Mi sembra che io non lavoro più con te... Da fine della Mamma Roma, nel 63, quant'è? Sì, ma io non volevo dire proprio nel senso che non ti faccio lavorare in altri film, questo è chiaro. No, loro dicono che rovino la vita di uno, perché prima gli faccio fare un film, questo gli fa montare la testa, l'idea della speranza e dell'ambizione, poi la sua carriera finisce e questo sconvolge la sua vita. Io penso che sia gente che lo dice così, per fanaticismo, perché io l'ho sempre pensato che tu mi avresti abbandonato, però non l'ho mai detto. Oddio. Cioè, tu vuoi dire praticamente questo, che un piccolo borghese ha un'idea della carriera, della vita, del domani, della previdenza, hai capito? Mentre un uomo come te, un uomo del popolo come te, non ha queste piccole idee sul proprio futuro. Ma no, perché vedi, forse l'altro sì, sarà una montatura di testa che dicono io ne ho fatto uno, mo ne farò 100. Io se ne avessi fatto mezzo avrei voluto fare quel mezzo, poi se mi avessi richiamato era tutto da te, non è che io... Sono obbligato verso di te. Tu mi hai fatto una cortesia, io l'ho fatta a te. Insomma, praticamente non è che tu pensi tanto al tuo futuro. No, anzi, se ci avevi pensato, oggi come oggi ci avrei qualche milione da parte. Allora sei come dice il Vangelo, sei come i gigli dei campi e gli uccelli nel cielo che non pensano mai al domani. Sì, domani non ci sto. Mentre la caratteristica dei borghesi è quella di pensare sempre come le formiche al domani. Invece tu sei un po' una cicala che canta e poi...